Multifunction Tester LCR-T7. Come testare i componenti come resistenze, condensatori, diodi, MOSFET con il tester LCR-T7. Il tutto per la verifica della funzionalità dei giusti valori. Questo misuratore è in grado di riconoscere automaticamente i componenti e di distinguere i tipi di transistor. È molto facile da usare poiché tutta la misurazione viene avviata tramite un solo pulsante. In dotazione, oltre al misuratore, abbiamo due componenti che testeremo tra poco, un componente per l'autotesting, un caricabatteria e i tre cavi CleanPE. Prima di effettuare la misurazione di qualsiasi componente è necessario eseguire prima l'autotesting del dispositivo. Per il procedimento è necessario cortocircuitare gli slot 1, 2 e 3 con l'apposito componente in dotazione. Premuto il tasto di start si avvia l'autotesting. Al raggiungimento del 22% circa verrà richiesto di rimuovere il componente e il dispositivo completa con successo l'autotesting. A questo punto possiamo procedere a misurare qualsiasi tipo di componente. Il dispositivo è alimentato da una batteria di 3,7 V e viene caricato con un alimentatore USB in dotazione a 5 V. Il valore della percentuale della batteria lo vedremo ad ogni suo spegnimento, che verrà effettuato dopo 20 secondi se non viene premuto nulla, oppure tramite il tasto Start, tenendolo premuto, si spegnerà. Con questo strumento di misura si può rilevare e misurare diodi Zener, doppi diodi, resistori, condensatori, induttori, tiristori, triac, transistor di vario genere e batterie. Per la misurazione si utilizzano i tre canali 1, 2 e 3 ed è possibile misurare qualsiasi componente, mentre K e A invece per la ripetizione voltage. Iniziamo adesso con la misurazione dei componenti. Iniziamo con il LED in dotazione. Dopo averlo fissato, lo accendiamo e verifichiamo il suo valore. Successivamente passiamo adesso alla misurazione del condensatore che abbiamo in dotazione. Misuriamo adesso altri componenti e continuiamo con il condensatore. Molto importante è che sui condensatori ci dobbiamo assicurare che sia a scarico e lo cortocircuitiamo in modo tale che almeno andiamo a proteggere il nostro strumento.
Lo strumento rileva la misurazione in modo molto molto preciso. Passiamo adesso alla misurazione di una resistenza e vediamo il suo valore ohmico. Vediamo adesso come misurare precisamente i vari componenti come il triac, il MOSFET e altri componenti. Questo è un MOSFET N e MOS. Passiamo alla misurazione del secondo componente e verifichiamo che questa invece non è un MOSFET, ma è un resistore. Quest'altro componente invece ha un doppio diodo. Per la misurazione di componenti più grandi ci aiutiamo con il cavo che lampe. Li possiamo collegare come vogliamo, l'importante è seguire l'ordine 1, 2 e 3. Con il cavo, appunto, vediamo il valore di un componente che è il diodo. In sostanza, con questo dispositivo possiamo verificare appunto la misura, precisa di qualsiasi componente. Grazie a questo strumento è possibile riconoscere qualsiasi componente e avere la certezza di non sbagliare. Se effettuiamo una misurazione in modo errato oppure il componente difettoso, vedremo la misurazione non sarà appunto effettuata, quindi non ci sarà nessun tipo di lettura. In questo caso, questo diodo è completamente fuori uso. Prima di concludere con questo dispositivo, facciamo la prova con l'infrarosso. Come possiamo vedere, utilizzando l'infrarosso, il lettore, leggerà i valori indicati. Con il dispositivo tester LCR T7 è possibile appunto effettuare misurazioni di qualsiasi componente in qualsiasi postazione. A presto per altri contenuti, vi aspetto!